Siamo giunti a un momento in cui c'è bisogno di cambiare il paradigma di relazioni economiche, di crescita o di sviluppo dell'economia. E questo lo può fare in realtà solo un organismo sovranazionale, in particolare in questo caso l'Europa. Perché non siamo più nella condizione in cui c'è un possibile equilibrio tra domanda e offerta. Qui è evidente il fatto che l'offerta è potenzialmente senza limiti, ma la domanda è del tutto carente. Abbiamo quindi bisogno di una politica di redistribuzione del lavoro, dei redditi, delle imposizioni tributarie e così via. E questo non può farlo un singolo paese da solo, bisogna farlo tutti insieme. In realtà dovremmo andare anche al di là dell'Europa, ma dall'Europa dobbiamo iniziare. E questo, in questo ambito, è in realtà l'unica proposta seria che accoglie questo tipo di esigenza, è quella che in Italia è rappresentata la lista Tsipras, perché le altre si muovono o contro l'euro e contro l'Europa con argomentazioni francamente non sostenibili da un punto di vista economico, oppure all'interno di uno schema che ancora privilegia il liberismo, il controllo dei prezzi, che è una cosa che magari poteva andare bene 100 anni fa, ma ormai è ampiamente superata. Da una crisi di questo tipo io temo che non riusciremo ad uscire se non attraverso una modificazione completa del paradigma economico esistente.